Integrazione di differenziali razionali, seconda parte, del professor Renato Caccioppoli, dalle lezioni di analisi matematica. Parleremo dei differenziali trascendenti. Ben pochi sono, come si può immaginare, i differenziali trascendenti suscettibili di integrazione elementare. Alcune ristrette classi se ne trovano con la considerazione seguente. Se y con x è una funzione elementarmente esprimibile e dotata di derivata razionalmente esprimibile mediante y, ed r è sempre simbolo di funzione razionale, si ha R di y dx uguale R di y dx su dy dy. Il differenziale a secondo membro, essendo razionale, è dunque elementalmente esprimibile l'integrale R di y dx. E questo è il caso, per esempio, l'integrale della forma R e elevato alla x dx, R tangente di x dx. Infatti, si ha nel primo caso y uguale e elevato alla x, dy su dx uguale y, dx su dy uguale 1 su y. Nel secondo, y uguale tangente di x, dy su dx uguale 1 più y al quadrato, dx su dy uguale 1 fratto 1 più y al quadrato. Più generalmente si può supporre che tanto r con y che dx su dy contengano razionalmente, oltre y, una funzione irrazionale, u di y, purché y ed u siano contemporaneamente esprimibili come funzioni razionali di una terza variabile t, cioè siano legate da una curva razionale. Il differenziale r di y dx su dy dy sarà allora razionalizzabile. In particolare, se u di y è la radice ennesima di una funzione lineare intera o fratta, o la radice quadrata di un trinomio di secondo grado, l'integrazione sarà elementarmente calcolabile. E questo è il caso, per esempio, degli integrali del tipo integrale r seno di x coseno di x dx, posto y uguale seno di x si ha coseno di x uguale radice quadrata di 1 meno y al quadrato, dx uguale dy fratto radice quadrata 1 meno y al quadrato, se l'estremo dell'arco x è compreso nel primo o quarto quadrante, oppure coseno di x uguale meno radice quadrata di 1 meno y al quadrato, dx uguale meno dy fratto radice quadrata 1 meno y al quadrato, se l'estremo cade nel secondo o terzo quadrante. Per il calcolo di questi integrali è però più conveniente la sostituzione t uguale tangente di x mezzi, che permette di esprimere razionalmente seno di x, coseno di x e dx, osservando infatti che seno di x uguale 2 seno x mezzi, coseno x mezzi uguale tangente x mezzi, coseno al quadrato x mezzi uguale 2 tangente x mezzi, che moltiplica 1 fratto 1 più tangente quadrato x mezzi. E ancora, coseno di x uguale coseno quadro x mezzi meno seno quadro x mezzi uguale coseno quadro x mezzi che moltiplica 1 meno tangente quadro x mezzi, uguale 1 fratto 1 più tangente quadro x mezzi che moltiplica 1 meno tangente quadro x mezzi. Si ricavano le formule seno di x uguale 2t fratto 1 più t al quadrato, coseno di x uguale 1 meno t al quadrato fratto 1 più t al quadrato. Ed essendo inoltre dx uguale 2 che moltiplica dt fratto 1 più t al quadrato, si ottiene integrale di r seno di x coseno di x dx uguale 2 integrale di r 2t fratto 1 più t al quadrato, 1 meno t al quadrato fratto 1 più t al quadrato, dt fratto 1 più t al quadrato. Consideriamo come esempio integrale di dx fratto sen x. Con la sostituzione indicata si ottiene
integrale di x fratto seno di x uguale integrale di t fratto t uguale logaritmo valore assoluto di t più c uguale logaritmo valore assoluto tangente di x mezzi più c, dove c è una costante. Analogamente si ottiene integrale di x fratto coseno di x uguale 2 integrale di t fratto 1 meno t al quadrato uguale logaritmo valore assoluto 1 più t fratto 1 meno t più c che moltiplica logaritmo valore assoluto tangente che moltiplica pi greco quarti più x mezzi in valore assoluto più c dove c è una costante. Come si poteva ricavare anche facilmente dall'integrale precedente, sostituendo pi greco mezzi meno x ad x. Facciamo osservare come nelle sostituzioni adoperate del tipo t uguale psi di x, la sostituzione inversa non risulti univoca, a meno di non limitare opportunamente il campo di variabilità della x, ma come ciò sia indifferente grazie al modo con cui x compare nell'integrale. Solo per la sostituzione y uguale seno di x bisogna conoscere il quadrante contenente l'estremo dell'arco x allo scopo di fissare il segno del radicale più o meno radice quadrata di 1 meno y al quadrato. Facciamo conoscere ancora alcuni speciali integrali indefiniti di uso frequente, calcolabili elementarmente mediante integrazioni per parti. Consideriamo l'integrale. Integrale x alla n e elevato lambda x dx, dove n è un intero positivo e lambda una costante non nulla. Scegliendo e elevato a lambda x dx come fattore differenziale, si ha integrale x elevato alla n e elevato a lambda x dx uguale x elevato alla n e elevato a lambda x fratto lambda meno pi greco fratto lambda che moltiplica integrale di x elevato alla n meno 1 che moltiplica e elevato a lambda x dx, cioè una formula di riduzione che riconduce il calcolo dell'integrale proposto a quello di un integrale analogo in cui l'esponente di x è abbassato di un'unità. Mercé l'applicazione iterata di questa formula, ci si riduce infine all'integrale fondamentale. Integrale e elevato a lambda x dx uguale e elevato a lambda x fratto lambda più c, dove c è una costante. Con tale procedimento ricaviamo per esempio la formula di integrazione definita, integrale da 0 a infinito x elevato alla n e elevato alla meno x dx uguale n fattoriale. Osservando che il limite per x che tende all'infinito di x elevato alla n per e elevato alla meno x uguale 0. Consideriamo ancora i due integrali, i con 1 uguale e elevato a lambda x coseno di mu con x dx, i con 2 uguale e elevato a lambda x seno di mu con x dx, lambda e mu essendo costanti non nulle. Integrando per parti e scegliendo sempre e elevato a lambda x dx come fattore differenziale, otteniamo i con 1 uguale e elevato a lambda x coseno di mu con x fratto lambda più mu fratto lambda i con 2. Ed i con 2 uguale e elevato a lambda x seno di mu con x fratto lambda meno mu fratto lambda i con 1. Donde, risolvendo rispetto ad i con 1 e i con 2, avremo i con 1 uguale e elevato a lambda per x che moltiplica lambda per coseno di mu di x più mu seno di mu di x fratto lambda quadro più mu quadro più c con 1. I con 2 uguale e elevato a lambda x che moltiplica lambda seno mu con x meno mu coseno mu con x fratto lambda quadro più mu quadro più c2. Ciò che poteva anche ottenersi scegliendo e elevato a lambda x come fattore finito. Servendoci degli immaginari, si possono ricavare subito queste due formule osservando che si ha, se lambda e mu non sono entrambe nulle, i con 1 più i con 2, dove i è l'unità immaginaria, uguale integrale di e
elevato a lambda più i con u x dx uguale e elevato a lambda più i con mu x fratto lambda più i con mu più c, dove c è una costante, ed eguagliando separatamente le parti reali ed immaginarie. E con lo stesso procedimento si calcolano più generalmente gli integrali i con 1 n uguale integrale x alla n e elevato a lambda x cosino mu con x dx i 2n uguale integrale x elevato alla n e elevato a lambda x seno di mu dx, dove n è un intero maggiore di 0, osservando che i 1 con n più i per i 2 con n uguale x elevato alla n, che moltiplica e elevato a lambda più i con mu per x dx. Ed applicando all'ultimo integrale la precedente formula di riduzione per integrale x elevato alla n e elevato a lambda x dx, dove a lambda si è sostituito lambda più i per mu, anche mediante una formula di riduzione, si calcola l'integrale di x alla m logaritmo elevato alla n valore assoluto di x dx, dove l'esponente m è qualunque purché diverso da 1 ed n è intero positivo, con un'integrazione per parti, scegliendo x elevato alla m dx come fattore differenziale, si trova integrale x elevato alla m logaritmo elevato alla n valore assoluto di x dx uguale x elevato a m più 1 logaritmo elevato alla n valore assoluto di x fratto m più 1 meno n fratto m più 1 integrale x elevato alla m logaritmo elevato alla n meno 1 valore assoluto di x dx, cioè una formula che permette di ridurre di unità l'esponente del logaritmo. Applicandola ripetutamente ci si ridurrà in ultimo all'integrale fondamentale x elevato alla m dx. Se m appartenente è compreso tra meno 1 ed 1, l'integrazione, o meglio, l'integrando sarà infinito per x uguale a 0, ma di ordine minore di ogni numero ma di ordine minore di ogni numero maggiore di m rispetto ad 1 fratto x, sicché l'integrale sarà convergente. Se poi m è maggiore di 0, sarà continuo anche l'integrando, definito come nullo per x uguale a 0. Nel caso escluso che m è uguale a meno 1, l'integrale proposto si riduce preso logaritmo valore assoluto di x come una nuova variabile all'integrale fondamentale di una potenza integrale logaritmo elevato alla n valore assoluto di x valore assoluto di x de logaritmo valore assoluto di x uguale logaritmo elevato alla n più 1 valore assoluto di x fratto n più 1 più c, dove c è una costante. Come applicazione della precedente formula di riduzione, indichiamo la formula di integrazione definita. Quindi integrale che va da 6 ad 1, x elevato alla m, logaritmo elevato alla n, x dx uguale, meno 1 elevato alla n, n fattoriale, fratto m più 1 elevato alla n più 1, dove m è maggiore di meno 1. Un attimo, voglio tornare di nuovo a questa che non è stata letta bene, perché non era tanto chiara, almeno per me. Quindi, osservando che i2n più i2n uguale i. Allora, abbiate pazienza, dobbiamo partire proprio da qua. Con lo stesso procedimento si calcolano più generalmente gli integrali i1n uguale integrale x elevato alla n e elevato a lambda per x cosino mu con x dx,
i2n uguale integrale x elevato alla n e elevato a lambda x seno di mu dx per n intero maggiore di 0, osservando che i1 con n più i per i2n uguale x elevato alla n che moltiplica e elevato a lambda più i con mu x dx, ed applicando all'ultimo integrale la precedente formula di riduzione per integrale x elevato alla n e elevato a lambda x dx, dove a lambda si è sostituito lambda più i con mu. Anche mediante una formula di riduzione si calcola l'integrale integrale per x elevato alla m logaritmo elevato alla n valore assoluto di x dx, dove l'esponente m è qualunque purché diverso da 1 ed n è intero positivo. Con un'integrazione per parti, scegliendo x elevato alla m dx come fattore differenziale, si trova integrale di x elevato alla m logaritmo elevato alla n valore assoluto di x dx uguale x elevato alla m più 1 logaritmo elevato alla n valore assoluto di x fratto m più 1 uguale meno n fratto m più 1 integrale x elevato alla m logaritmo di elevato alla n meno 1 valore assoluto di x dx, cioè una formula che permette di ridurre di unità l'esponente del logaritmo. Applicandola ripetutamente ci si ridurrà in ultimo all'integrale fondamentale x elevato alla m dx. Se m è compreso tra meno 1 e 0, l'integrando sarà infinito per x uguale a 0, ma di ordine minore di ogni numero maggiore di meno m rispetto ad 1 fratto x. Sicché l'integrale sarà convergente. Se poi m è maggiore di 0, sarà continuo anche l'integrando, definito come nullo per x uguale a 0. Nel caso escluso che m uguale a meno 1, l'integrale proposto si riduce, preso logaritmo valore assoluto di x come una nuova variabile, all'integrale fondamentale di una potenza. Integrale logaritmo elevato alla n valore assoluto di x del log valore assoluto di x uguale logaritmo elevato alla n più 1 valore assoluto di x più c fratto n più 1. Come applicazione della precedente formula di riduzione indichiamo la formula di integrazione definita. Integrale da 6 ad 1 x elevato alla m logaritmo elevato alla n x dx uguale meno 1 elevato alla n per n fattoriale fratto m più 1 elevato alla n più 1, dove m deve essere sempre maggiore di meno 1, quindi dove m deve essere sempre maggiore di meno 1. Integrazione dei tipi seguenti: seno lambda x seno mu con x dx, integrale seno lambda x coseno mu con x dx, integrale coseno lambda x coseno mu con x dx. Quindi sono tre: integrale seno di lambda x seno mu con x dx, integrale seno lambda x coseno mu con x dx, integrale coseno lambda x coseno mu con x dx, dove lambda e mu costanti. Si calcolano subito per decomposizione in somma, trasformando i prodotti di funzioni circolari in somme e mediante le cosiddette formule di Prostaferisi della trigonometria. Ad esempio, dalla formula 2 seno di lambda x coseno mu con x uguale seno che moltiplica lambda più mu per x più seno che moltiplica lambda meno mu per x. Si ricava per la seconda formula del numero 2a, prendendo lambda più mu per x e lambda meno u per x come nuove variabili. Quindi abbiamo integrale di seno lambda di x coseno mu di x dx uguale meno coseno di lambda più mu per x fratto 2 per lambda più mu, meno coseno per lambda meno mu per x fratto 2 per lambda meno mu
più c, dove c è una costante? Mancando il secondo termine al secondo membro, se lambda vale mu. Più generalmente si possono considerare prodotti di un numero qualunque di seni e coseni di funzioni lineari di x, che si trasformeranno in somme applicando ripetutamente le formule di Prostaferesi, i nuovi argomenti conservandosi lineari in x. Infine, a tali prodotti possono ancora aggregarsi fattori del tipo x elevato alla n e elevato a lambda per x, n intero maggiore di 0, riconducendosi ai risultati del numero precedente. Un caso particolare notevole è quello dell'integrale integrale di seno elevato alla m per x, coseno elevato alla px dx. Con m e p interi non negativi. Adesso potrebbe peraltro già applicarsi il metodo generale del numero 8. Esporremo ora un terzo procedimento particolarmente semplice per il calcolo di tale integrale. Essendo coseno quadro x uguale 1 meno seno al quadrato di x, ogni potenza pari di coseno di x si può esprimere linearmente mediante potenze pari di seno di x, sicché il calcolo dell'integrale precedente si riconduce per decomposizione in somma a questa simile di integrali dell'uno o dell'altro dei due tipi. Quindi avremo qua integrale l'altro di integrale seno elevato alla n x cos x dx, integrale seno elevato alla n x dx, secondo che l'esponente pi del coseno è dispari o pari. Il primo si calcola immediatamente scegliendo seno di x, scegliendo seno di x come variabile, e si trova l'espressione seno elevato a n più 1 per x fratto n meno 1 fratto n più 1 più c, dove c è una costante. Quindi ripetiamo. L'espressione è la seguente: seno elevato a n più 1 più seno elevato alla n più 1 che moltiplica x fratto n più 1 più c, dove c è una costante. Quanto al secondo, integrando per parti con seno di x dx come fattore differenziale, si ottiene tutto questo. Da cui la formula di riduzione integrale seno elevato alla n x dx uguale meno seno elevato alla n meno 1 x cos x fratto n più n meno 1 fratto n integrale di seno n meno 2 x dx. Questa formula, permettendo di abbassare l'esponente del segno di unità, Questa formula, permettendo di abbassare l'esponente del seno di due unità con la sua applicazione iterata, ci si ricondurrà in ultimo all'integrale fondamentale integrale seno di n x dx o all'altra integrale dx, a seconda che è che n è dispari o pari. In particolare, integrale di seno al quadrato x dx uguale x meno seno di x coseno di x fratto 2 più c come costante.
ed anche integrale coseno quadro di x dx, x più seno di x coseno di x fratto 2 più arancio, più costante. Indichiamo come applicazione le formule di integrazione definita. Integrale da 0 a pi greco mezzi, seno elevato a 2n x dx, uguale. Linea di frazione, numeratore 2n-1 per 2n-3, puntini puntini 3 per 1. Denominatore 2n che moltiplica 2n-2, puntini puntini 4 per 2, e tutto per pi greco mezzi. E l'altro. Integrale da 0 a pi greco mezzi, seno elevato a 2n più 1, x dx, linea di frazione, numeratore 2n che moltiplica 2n meno 2, 4 per 2, fratto 2n più 1 per 2n meno 1, per 5 per 3, a denominatore. Segnaliamo ancora le semplici formule seguenti, mn interi maggiore di 0. Integrale da 0 a 2 pi greco, seno di m di x, coseno di n di x, dx uguale a 0. Integrale da 0 a 2 pi greco, seno di mx, seno di nx, dx, uguale. Integrale da 0 a 2 pi greco, coseno di m di x, coseno di n di x, dx, che ci fornisce 0 se m è diverso da n. Pi greco se m è uguale ad n. Integrale ellittici. Un integrale abeliano 5, numero 5 che abbiamo visto, dove y è la radice quadrata di un polinomio di terzo o di quarto grado, è non esprimibile, come nel caso generale, sotto forma finita mediante funzioni algebriche trascendenti elementari, prende il nome di integrale ellittico. Quindi stavo dicendo, il calcolo di un simile integrale si riconduce attraverso varie riduzioni e cambiamenti di variabili a quello di certi integrali fondamentali che costituiscono nuovi trascendenti non elementari. Diamo appena un cenno della questione per indicare un'importante applicazione dell'integrazione. Dell'interazione per serie. Se il polinomio di primo grado ha la forma di Legendre, quindi y elevato al quadrato uguale 1 meno x al quadrato, 1 meno x al quadrato, x al quadrato, e con k2 meno di 1. L'integrale fondamentale, detto di prima specie, di con x fratto radice quadrata di 1 meno x al quadrato per 1 meno k2x al quadrato è reale per x compreso tra meno 1 ed 1. È convergente agli estremi dell'intervallo. Fissato l'estremo inferiore in 0, x uguale seno di φ, esso diventa per φ compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, integrale da 0 a φ del φ fratto radice quadrata di 1 meno k2 k al quadrato seno al quadrato di φ, uguale f k φ. Analogamente, l'integrale di seconda specie, integrale radice quadrata, linea di frazione, 1 meno k quadro x quadro, fratto
1 meno x quadro dx si riduce a integrale da 0 a φ radice quadrata 1 meno k quadro sin quadro quadro analogamente l'integrale di seconda specie quindi si riduce, stavo dicendo, all'integrale da 0 e φ radice quadrata di 1 meno k quadro sin quadro φ di φ uguale a k φ. La variabile φ si chiama amplitudine ed il parametro k modulo. Per φ uguale π greco mezzi si ottengono i cosiddetti integrali ellittici completi che ricorrono frequentemente nelle applicazioni. Due di essi sono i seguenti. Di questi integrali riguardati come funzioni del modulo k si posseggono accurate tavole numeriche, come peraltro anche di f k di φ e di e k di φ, variando l'amplitudine oltre che il modulo. Il loro calcolo non è eventualmente effettuabile, ma si può praticare l'integrazione per serie sviluppando gli integrandi in serie di potenze di k al quadrato seno al quadrato di φ che risultano uniformemente convergenti perché k al quadrato è minore di 1. Propriamente si ha 1 fratto radice quadrata di meno k quadro sen quadro di φ uguale 1 più mezzo k quadro sen quadro di φ più 1 per 3 fratto 2 per 4 k alla quarta seno alla quarta di φ più puntini puntini, ed anche radice quadrata di 1 meno k al quadrato seno al quadrato di φ uguale 1 meno 1 mezzo k al quadrato seno al quadrato di φ meno 1 fratto 2 per 4 seno alla quarta di φ meno 1 per 3 fratto 2 per 4 per 6 k elevato alla sesta seno alla sesta di φ meno puntini puntini puntini. I singoli termini al secondo membro essendo elementalmente integrabili. Utilizzando le formule del numero precedente si trovano così per gli integrali completi i seguenti sviluppi. Ricordiamo che gli integrali erano questi. Integrale f di k uguale integrale da 0 f di k uguale integrale da 0 a pi greco mezzi de φ fratto radice quadrata di 1 meno k al quadrato seno al quadrato di φ e di k uguale integrale da 0 a pi greco mezzi radice quadrata di 1 meno k al quadrato seno al quadrato φ de φ. Funzioni iperboliche inverse. Dell'iperbole equilatera x al quadrato meno y al quadrato uguale 1, consideriamo il ramo a destra dell'asse y e siano p x y un suo punto, q x meno y il simmetrico rispetto all'asse x. Definiamo l'area del settore iperbolico p o q v come differenza fra le aree del triangolo o p q e del segmento iperbolico PVQX, quest'ultimo composto dai triangoli mistilinei simmetrici VPX e VQX, che sono particolari rettangoloidi. Indicheremo con T tale area presa positivamente o negativamente, secondo che Y maggiore di 0 o Y minore di 0. A variare di T da meno infinito ad infinito, il punto P percorre l'intero ramo di iperbole. Ci proponiamo di esprimere le coordinate x ed y in funzione di t.
Calcolando l'area di OPVQ come il doppio dell'area del settore OVP e tenendo conto del segno di T si trova T uguale più o meno radice quadrata x al quadrato meno 1 meno più 2 che moltiplica integrale tra 1 a x radice quadrata x2 meno 1 x al quadrato meno 1 dx, dove vanno presi i segni superiori e gli inferiori secondo che y è positivo o negativo. Ne segue t uguale più o meno integrale da 1 a x dx fratto radice quadrata di x al quadro meno 1 uguale più o meno logaritmo di x più radice quadrata di x2 meno 1 uguale logaritmo di x più o meno radice quadrata x al quadrato meno 1. E sostituendo y ad x, T uguale logaritmo che moltiplica y più radice quadrata di 1 più y al quadrato, da cui E elevato alla t uguale x più o meno radice quadrata x al quadrato meno 1 uguale y più radice quadrata di 1 più y al quadrato. Queste relazioni fra t ed y si risolvono subito rispetto alle coordinate passando x o y al primo membro e quadrando si ottiene così. X uguale E elevato alla t più E elevato alla meno t mezzi, Y uguale E elevato alla t meno E elevato alla meno t mezzi. Le due funzioni esprimenti x ed y sono dunque rispettivamente il coseno e il seno iperbolici di t, coseno di ht e seno di ht. Abbiamo già introdotto queste funzioni insieme alla tangente iperbolica. Tangente ht uguale seno ht. Coseno h di t uguale e elevato alla t meno e elevato alla meno t fratto e elevato alla t più e elevato alla meno t. Tali funzioni sono per l'iperbola equilatera ciò che le omonime funzioni circolari sono per il cerchio. Da cui le denominazioni, la variabile t detta settore corrisponde all'arco. Corrisponde all'arco. Anche l'arco si può definire come settore, essendo un arco del cerchio unitario uguale all'area del settore corrispondente all'arco doppio. Ricordiamo la formula fondamentale: coseno iperbolico al quadrato di t meno seno iperbolico al quadrato di t uguale 1. Le regole di derivazione: derivata seno iperbolico di t su dt uguale coseno iperbolico di t. Derivata di coseno iperbolico di t su dt uguale seno iperbolico di t, derivata tangente iperbolica di t fratto su dt uguale 1 fratto coseno iperbolico al quadrato di t. E le relazioni desunte dalle formule di Euler, seno iperbolico di t uguale seno di t fratto i, coseno iperbolico di t uguale coseno di i per t, tangente iperbolica t uguale tangente iperbolica uguale t uguale tangente per i t fratto i. Ripeto, le relazioni desunte dalle formule di Eulero sono seno iperbolico di t uguale seno di i per t fratto i, coseno iperbolico di t uguale coseno per i per t, tangente iperbolica di t uguale tangente di i per t fratto i. Che esprimono le funzioni iperboliche di argomento reale mediante funzioni circolari con argomento immaginario. Come funzione inversa del seno e della tangente iperbolici, che sono costantemente crescenti, il settore T è completamente definito come funzione inversa del coseno, invece non è individuato che a meno del segno, che si conviene sia più. Si ottengono così le tre funzioni iperboliche inverse. Settore, seno iperbolico di u uguale logaritmo che moltiplica u più radice di u al quadrato più 1. Settore, coseno iperbolico di u logaritmo che moltiplica 1 più radice quadrata u al quadrato meno 1. Settore, tangente iperbolica di u uguale un mezzo che moltiplica logaritmo di 1 più u fratto 1 meno 1.
definite rispettivamente negli intervalli meno infinito, infinito, 1, infinito, meno 1 ed 1. Le derivate di queste sono: derivata settore di seno iperbolico di u fratto de u uguale 1 fratto radice quadrata u al quadrato più 1, d settore coseno iperbolico di u fratto de u uguale 1 fratto radice quadrata di u al quadrato meno 1, d settore t tangente iperbolica di u fratto de u uguale 1 fratto 1 meno u al quadrato. E si ottengono anche dalle regole di derivazione delle funzioni dirette e dalla formula fondamentale precedente. Ne seguono le formule di integrazione indefinita. Integrale di seno iperbolico di x di x uguale coseno iperbolico di x più c dove c è una costante. Integrale di coseno iperbolico di x di x uguale seno iperbolico di x più c dove c è costante. Dx fratto coseno iperbolico al quadrato di x uguale tangente iperbolico di x più c, dove c è una costante. Integrale dx fratto radice quadrata 1 più x al quadrato, settore seno iperbolico di x più c dove c è costante, e integrale di dx fratto radice quadrata di x al quadrato meno 1, dove il settore è coseno settore che è uguale a settore coseno iperbolico di x più c. Dx fratto 1 meno integrale di dx fratto 1 meno x al quadrato uguale settore tangente iperbolica di x più c, x essendo limitato agli intervalli 1 infinito nel penultimo e meno 1 1 nell'ultimo caso. E questo è quello che riguarda la seconda parte di quelle che sono chiamate differenziali trascendenti. Ma non solo abbiamo parlato di differenziali trascendenti, abbiamo parlato anche di integrali di questo tipo: integrale di seno di lambda x seno mu di x di x, integrale di seno di lambda x coseno mu di x di x, integrale coseno lambda di x coseno mu di x di x, dove lambda e mu sono costanti. E abbiamo parlato di integrali ellittici e abbiamo dato alcune dimostrazioni. Poi abbiamo parlato di funzioni iperboliche inverse. Infine abbiamo parlato di funzioni iperboliche inverse dell'iperbole equilatera di x al quadrato meno y al quadrato uguale a 1. E questo è quanto riguardo quest'ulteriore lezione di analisi matematica del professor Renato Carciopoli. Questo è dal corso di lezioni di analisi 2, lezioni di analisi 2. Grazie per avermi seguito, buona visione. E al prossimo video. Grazie.